Materazzi, intanto è un piacere conoscerti, te la cavi molto bene, eh? Questa è la premessa dell'intervista a padel. No. Cerco di divertirmi, di correre, di lottare e di sbagliare poco, penso che è la cosa importante. È dura, come disciplina? È molto dura, tattica, poi c'è tutti gente che è molto forte, quindi non è semplice. L'Inter, parliamo della tua ex squadra che è tornata a vincere lo scudetto dopo 11 anni, beh, insomma, una grande sensazione, immaginiamo anche da parte tua, no? Beh, direi è bello, sono contentissimo e finalmente, perché penso che l'Inter meriti quello che sta facendo, che ha ricostruito dopo gli anni d'oro dove siamo stati protagonisti noi magari. Però devo fare complimenti a tutti quanti, dalla società, ai giocatori, allo staff per quello che hanno fatto. Mourinho, a proposito di tanti anni che sono passati, 11 anni dopo in Italia alla guida della Roma. C'è una grande sfida, perché Roma è un ambiente particolare, però è un ambiente caldo che se arrivano i risultati può trascinare, quindi io da interista spero che arrivi secondo, però gli auguro il meglio. Ecco, che effetto ti ha fatto? Cioè, è stata una notizia sorprendente un po' per tutti, no? Ma non me l'aspettavo, però quando ha detto che avrebbe accettato un'opportunità se fosse arrivata in Italia, ho subito sperato che non fosse stata la Juve, perché da interista non avrei potuto, però la Roma penso che ci sta. Senti, lotta Champions come la vedi? Ci può essere un ribaltone negli ultimi 180? Ma secondo me non è semplice che ci sia un ribaltone, perché le squadre che sono davanti corrono e stanno bene fisicamente. La nazionale? Parte per vincere e me lo auguro che lo faccia, perché ha ottimi giocatori, è un ottimo allenatore.